Poi ragazzi, buonasera a tutti. Siamo qua col giudice sempre. Codice Clark Foster. Non funziona la transizione della schermata di gioco, come mai? Che cosa abbiamo di male? Mi ha fatto. Che è successo? Che è successo? No, cosa ho fatto? Che è successo? Che non va? Oh, e non funge. Mamma mia. Ah, eccolo qua. Si era buggato. Con l'aggiornamento di. Con l'aggiornamento di Streamlabs mi si è rotto tutto. Tutto quanto. Ok, ora è completo, giusto? Sì. Ok, perfetto. Un po' tagliato qua. Ok. Completo ora, vero? Non è tagliato. Ok, perfetto, a posto. Bene, ragazzi. Allora, siamo sopra la centrale. Lo chiamare per uno per farci andare a scorta. Pronto? Bruno, salve, buonasera. Salve. Sono in centrale di polizia, mi potete mandare la scorta a prendermi? No, mezzogiorno ci butta fuori, se andiamo in centrale di polizia. E mandi la scorta comunque, dai. Va Sono io che bene, va bene. l'autorizzo. Va bene, allora, va Ecco, bene, va ma bene. mandi la scorta in centrale, salve. Sì. Quindi gente in centrale. La gente che c'è, non è. Ehi, amor mio. Amore mio. Tutto. Sì, sono contento. Salve. Sono contento, dai. Sento aria di cose nuove, dai, buono. Salve. Sento aria di cose nuove, sono contento. Salve. 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 Non la sento, dicono. Non ne dicono. Ah, giudice? Sì. Salve. Cosa fa la sua presenza qui? La possiamo aiutare? Eh? Dico, l'onore di averla qui, la possiamo aiutare? No, non mi serve una pedella scorta, non si preoccupi. Come? Cosa fa Xex senso Luke? Grazie Pronto? mille. Salve. Ti devi fare il Salve, precisino. Vieni a piedi, salve. muoviti. Ma sono Salve, in salve. Come centrale. sta? Tutto Che bene, sapeva, vuoi la sono. scorta della centrale qua, Andato. muoviti. Eh sì. Vieni Ah, a ok, allora. bicicletta. Sì. Ma che sono da Andiamo Matteo? a la faccia è quella. Vabbè, magari vai, dopo vai a battere pure in autostrada, non c'è problema, eh. Ma come si permette? Vabbè, Gentilmente a mandare comunque. subito. Adesso aspetto la mia scorta, quindi stai zitta e vai, vai a lavorare, vai Ma a io non so, questo giudice mi dice di lavorare. stare zitta. Arrivederci. Ma si può? Grazie Raiben per il follow. Benvenuto. No, non è Luke, no, sono Rondo, Gino e il mandarino e Black Knight. Rondo? Sì. Giusto, così si chiama lei? Sì, mi chiamo così. Rondo. Sì. Giudice. Rondo. Sì? Come fa? Eh no, dicevo un po' il suo nome.
Cosa mi racconta Rondo? Niente, niente, lui dice qua tutto bene, tutto bene. Lei è andato a fare i processi, vero? Un E devo giudice. andare ora? Deve andare ora? Ora Sì. scorta le spide che insomma è più. Per me è più. E arriva la scorta della municipale, non sapeva come. Chi è? Chi è Giudice. che bestemmia? Buonasera. Che bestemmia? Oh, Come va? sto bestemmiore sotto. Giudice, per favore. Che bestemmia? Signori, abbassate la voce giù le celle, per favore, grazie. Devo bestemmiare. Salve, salve. Buonasera, Giudice. Come mai questa Buonasera. sua presenza qui in Chi centrale? sono questi? Oh, Ma chi oh, oh. sono? Vediamo, Sono vediamo questi. subito. Ma chi è? Ah, ma è la municipale, eccola. Prego, giudice. Salve. Salve. È la municipale, ma come la municipale? Vuoi proseguire, giudice? Arrivederci, Matarazzo, ma la sento un po' Salve, vattato, Matarazzo, salve. Ah, un po' vattato? Sì, come se Ma hai mai... parlasse con... Un lucro davanti così, insomma. Check. Penso che non le piace la mia nuova voce, no? È un po' strano, Qui il dovrò coordinatore abituarmi. su un appello, Tenente? giudice. Procediamo a riempire il Arrivederci. tribunale. Salve, salve, Tenente? giudice. Prego, prego. Senta, vuole salire con noi? Venire Buonasera. con noi? Oh, Buonasera, Jack, giudice. Come buonasera. va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Mi fa piacere. Che auto Tempo particolare stimato stasera? d'arrivo, 1 minuto. Eh Sì, sì, ci hanno dato in dotazione stasera il queste. procuratore generale ci ha autorizzato a usare le auto belle. Ma che è, G1 o G2? G1 o G2? Non ne ho idea. Perché il G1, il G2, cioè il G1, ok, il G2 è tanta roba. Senza sirene, Ray, tanto non serve. A posto. Pronto? Ma dove stai? Guarda, non ti Speriamo di discrimino non se vai a farci battere in entrare. autostrada, non ti Ma preoccupare. siamo in casa. Siamo in garage Appena arrivati col fantastici. giudice. Ma come? Ma sei venuto a prendermi a prendere la municipale in garage Ma centrale? come? Sì. Se è venuto anche il giudice Volde già a prendermi in centrale, ma l'avete avvisati? Coordinatore su una, portalo pure in aula. Allora, sai Jack, non ho visto ancora tutte, ho visto solo un'ora di live, non sono riuscito poi perché ero a lavoro nel frattempo. Ma come mai non riesco a aprire le porte, porco? Porco là, porco qua. Non sono Prego, riuscito a vedere giudice. tutto, è stata solo un'ora, ero al lavoro nel frattempo, me ne sono guardato un'oretta quando sono tornato a casa e poi non sono più riuscito a guardare avanti, quindi in serata penso di guarderò ancora un po' e poi semmai domani. Andiamo. Bene, bene. Il giudice è nella tavola rotonda. Tu l'hai guardata, Jack? Ciao, cara. Ma dove è finita? Sono da a prenderti. Ma era già venuta la municipale a Buonasera, prendermi. buonasera, buonasera signor giudice, buonasera signora giudice, Buonasera, buonasera. lei è? Cancelliere Cris Vitale. Ah, vita. Ahia. Oh, minchia, Porca vuole una miseria, mano, giudice, sta Dio. bene? Ammazza. Signora giudice, non si arrabbi, per favore, non si arrabbi. Sono nera. No. Ok. Non si arrabbi, signora giudice, non si arrabbi. Sì, non Le do un preoccupare, bacino se vuole. che dopo ci penso io a casa. Ammazza. Allora, Per caso beh, vuole dai, un la aiuto? castigo io. Inizi, 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 inizi. Giudice. 1, 2, 3, 4, 5. Iniziamo Come mi pure che sono chiamo? presente, giusto? Elisabetta. Mi scusi, signora No, giudice, ce posso l'avevo il fare una domanda cancelliere. prima di Come mi iniziare? chiamo? No, allora il nome lo so, però volevo sapere. Elizabeth Woodridge Grant, giusto? Elizabeth Woodridge si chiama. Capito, Jack. Ah, Waldridge. put. Waldridge. Decidete. Waldridge. Non è Wall. Waldridge, è Woolridge. 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 Giudice Elizabeth Woolridge Grant. Woolridge o Warridge? Woolridge Grant. Woolridge. Woolridge. Woolridge Grant. Woolridge Grant. Ok. Ecco. Vabbè, Carl Foster, dov'è l'altro? Giudici, L'altro. Vabbè. iniziamo con quelli che sono presenti, poi quelli che sono assenti, Assolutamente sì, a Bonzo. tavolino. Separata Assolutamente sede. sì, Bonzo Thunder. A tavolino. Ok, vado un secondo a controllare chi c'è Io vado un giù. secondo a prendere da bere e arrivo, signori.
Arrivo subito, ragazzi. Mi sento un attimo muto, un attimo il microfono. Sabbè. Arrivata giudice? Bene. Sì, sì. Ah, stanno un paio di processi che non vanno bene. Aspetta. Oh. Dani. C'è anche il mio amico. Buonasera, Clark Foster. Salve. Ma che stanno muti? Boh, staranno guardando la mia premiere. Al momento i Marshall non stanno facendo entrare nessuno, però. E fate l'intro. Eh no, dicono che stanno aspettando l'avvocato. Gli ho detto di farli entrare, ha detto che stanno aspettando l'avvocato. Okay. Oscar, comunque sono due processi che non c'hanno prove. Infatti sono archiviazioni. Ecco i mariachi. Bene, ma perché non ci avete messo le sanzioni? Assistente fallito, buonasera. Ma parla lei. Oh, Oscar, anche lei, buonasera. Ma che... Sente ma musica in festa quando c'è parla Oscar. Eh? Non ho capito un cazzo. Che hai detto? Ha detto che si sente festa. Festa quando parli tu. Minchia. Musica. E che fiesta. Stasera, giudice, facciamo un party abusivo. Vuole venire? Dov'è? Dove? Non so, da qualche parte. Festeggiamo il raro caso in cui Pat è a casa il venerdì sera. Ha finito di fare festa. No, ma è un prank, sicuramente. Vabbè, c'è solo un imputato, io me ne vado. Archivio tutto e me ne vado. Ok. Vabbè, volevo iniziare? Non possiamo iniziare perché non li fanno entrare. E fateli entrare. Io l'ho detto, hanno detto che stanno aspettando l'avvocato. Se glielo vuoi dire tu. No, aspettiamo l'avvocato. A me hanno mandato via, perché sto dicendo per entrare. Già per lei. Ah, sì, ma l'avvocato non è che può arrivare in ritardo, eh. Il curatore mi ha spaventato. Sì, già tanto che sta arrivando, dai. Ma la signorina qua? Non è tua moglie? Moglie? Vabbè, il giudice vi lascio da soli, la pieghi pure un po' sul banco, non so. Sì, sì, adesso un po'... Facciamo qualche mossa numerica. Oh, moglie?
Moglie? Moglie? Ma come moglie? Oh, no, ci sono, ci sono, ecco. Vai. Come moglie? Siamo che sposati belli. Io e la Woolridge. Ma che belli. Tipo che si chiamava Woolridge Clark Foster. Woolridge Clark Foster. Sì, ok. Elizabeth Woolridge Foster si chiamava. Vi prego, non confondetemi. Capito, Woolridge chiamerà anche Foster tra poco. Sì, già ha 8 nomi, porco 2. Mi piace Elizabeth cognome. Woolridge Grant Foster. Vi prego, non confondetemi. Degli onorevoli giudici, Bruno. Ma tu posso anche saltare l'antonza del giudice? Ma invece no, non mi puoi saltare. Perché sennò salta il tuo posto. Cosa, Foster? Foster. Vabbè, non parlano. Non gli piace. Oh, ma se sta qua si svegliasse. Oh, ma andate. Non ci stanno arrivando tutti. Stanno entrando. Vabbè, ma che cazzo c'è oggi, Dorlo? Ma che, io, ma che ruolo c'hai tu, scusami, con il primo lavoro? Io procura. Perché io non riesco ad aprire la porta? Vabbè. Volevo dire una cosa, però non lo posso dire. Oh. Hai tirato un cazzotto a tua moglie. Ah, documenti. Procura, procuratore, come primo lavoro, secondo lavoro c'è vicecomandante. Dai, idem. E non mi apre la porta. Niente, sei segregato qui, mi spiace. Aprimi sta porta. Apriti sedano. Vedi, ora è aperta, guarda. Si è aperta, dai, eh. Giudice, vuole che la spingo. Mi sono rimesso al lavoro. Oh, ma non c'è nessuno veramente, ma che è? E sono tutti fuori. Grande. Vabbè, raga, comunque. Oh, ti levi? Vabbè, scrivi sull'applicativo quando siete. Ma pronti. Come? Ma vai. Ma per quale motivo bisogna abbonzo? E niente. Come porta fortuna. Ma dov'è Elizabeth Grand ha detto che quando inizia. Vai giù, guarda fuori dalla finestra. Era giù che guarda fuori dalla finestra, eh. E fammi entrare la gente, no? Oscar, sono andato a salutare. Era giù che parla, guarda dalla finestra. Fate l'entrata, gente. Cancelliere, ma che fa? Cancelliere, non sa. È come porta fortuna. Raga, ma mi spiegate il processo 188 perché favoreggiamento, cioè? Non so, manco io. Vabbè, lo annulliamo, tanto manco si presenta questo. Favoreggiamento su che basi? Boh, che non vuole dare dei nomi. Quindi? Sì. Favoreggia la criminalità. No, la clip dice, questo qua in pratica nella clip dice, dimmi con chi vivi, che quella cazzo. Dice no. E questo non è favoreggiamento, se non fate sì. Un rapporto, no, qualsiasi no, cosa, no, non è favoreggiamento. No, 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 ti fermo subito. No, no, lo no, è per no. Un se... no. No, 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 lo è per un, no, no, è per no. Un semplice, vabbè, allora inculati, lo è per un... non è che non lo è, lo è favoreggiamento, perché se diceva no, non conosco nessuno è un conto, ma per come ha risposto vuol dire che non vuole fare nomi, e quello è favoreggiamento. No, non è obbligato a rispondere alle domande della polizia, quindi non è favoreggiamento. Dal momento in cui tu rispondi affermando che non vuoi dare quei nomi, sono cazzi tuoi. Vabbè, c'è qui il giudice, no, giudice, cosa ne pensa? Cosa, come valuta la situazione? Ma se la devo valutare io, il giudice. No, non valuto il giudice. Io penso... buona sta pesca. Stai attento a cosa pensi, perché poi io dico a mezzogiorno quello che pensi. oggi c'è da fare la chiacchiera. Tra l'altro, tra noi qualcuno è stato flammato oggi... a mezzogiorno. Come? Chi è che è stato flammato? Chi? Io non ho di sicuro. Chi è stato flammato? Secondo me uno con la barba lunga. Ah. Barba papà ti hanno flammato. Ma quando? Mi sono fatto più la situazione. C'è l'avvocato che continua a fare 10-0. Quindi o si Oddio, inizia con l'avvocato volta, oppure... no, mamma mia.
O si fa senza l'avvocato oppure niente. No, è lo blu. Sì, ci sono presentati, ma facciamo un patteggiamento, dai. Propongo patteggiamento adesso. No, poi in separata sede. Ma che patteggiamento. Ma tanto siamo alla fine di un'era. No, non funziona. Procuratrice, c'ha la borsetta con sé? Sì, sono guardo compatto. Come va a shopping, c'è la borsetta? Io? Sì. Vostro onore, ma se faccio con l'ATM. Non so, c'è la borsetta da dietro, la signorina. Sì, problema? Beh, ma va a processo, va a fare i processi con la borsetta? Sì. Sì. Tieni i fazzoletti, però, Bruno, piange. Bruno, dica. Vai a prendere lo zaino. Che ti voglio vedere fare i processi con lo zaino. Ma ti devo dire, non c'era. Ti devo dire. Mi devi dire cosa? Carissimo. Ti devo dire. Cosa devi dire, carissimo? Che ci sono due processi senza prove. Che a me puoi vedere. Ma... Che ha detto? Ti chiami Lucas? Cancelliere. Esattamente. Sì, mi chiamo Lucas. Sono il capo della Yakumpa. No. Io mi dissocio. Lucas, ti voglio bene, potevi riuscire a corrompermi nella 2.0, ma hai fallito, mi spiace. Ha preferito ma salvare Smetta. Qualcuno conosce un avvocato di nome Tony Rollas? Ha preferito passare... tra l'altro è quello che hai Tony per la sloganazione. Ha preferito salvare Smith, Oscar, invece di farsi corrompere... Tanto ero corrotto dal cartello. Ottimo lavoro. Mi dissocio. Oscar Sacchi, lei è in arresto per corruzione. ma adesso non sono più corrotto, non mi possono corrompere da procuratore. Se no, non ti credere, me l'ho già fatto corrompere un'altra volta, Dada. Aia. Giudice, sono tutti incazzati, anzi cazzo. No, ma che sono questi termini? Gli faccio vedere il comando. Alla sua ancora alza le mani, non si vergogna. Le Oddio, l'hai fatto andare nell'angolino. Con la piantina. Il cesso è libero. Ottimo lavoro. Ragazzi, si sta limonando la pianta. Tipo gallo. Penso si stesse limonando la pianta. E sei tutti forati. Vuoi non far venire un impostore? Accettate? Uno che non è iscritto all'albo. Tesoro. Tesoro. Ah, Giuseppe, ricordo che ha una certa età. Tesoro. Sposti di lesso. Tesoro. Ha una certa età. E quindi? No, gli vorrei solo dire. Rischi di fare un infarto, dici? Vabbè, quello da un momento all'altro. Giudice, se vuole posso passare qualcosa. No. Ma che... Aia. Giudice, se vuole qui con me è una cosa che potrebbe aiutare se la servisse. Vabbè, ma iniziamo? Mai. Mi sono rotto il cazzo. Quei due se ne sono andati. Oh, iniziamo? E là. Oh, Reed. Sacchi, che cazzo. Ma è vivo? Reed. Gamborghese rilascia. Oh, giudice. Salve. Oh, giudice, salve. Ma non è che è il fratello di Pat? Io sono pazzo. È pazzo? Oggi sono le vesti di pazzo. Ma è pazzo o è il fratello mancato di Pat, lei? Il fratello è mulatto. Ah, bene. Sì. Come andiamo, giudice? Bene, ma che è sta fondina bianca? Oggi è un gelato. Oggi è full white. Oggi total white. Oh, ma che fine abbiamo fatto qua? Che stiamo aspettando? Non ho capito. Boh. I processi iniziano.
Non si aspetta nessuno, i processi allora, iniziano. Raga. Quelli là, cioè, l'imputato ci sarebbe anche, ma l'avvocato continua a fare 10-0, quell'altro è senza documenti. Il patto fa la difesa, No, non lo faccio un proprio. Credici. No, penso che lo farà gassolare se ci sta fatta la difesa. Ma sanno che il processo non si fa sulla panchina alla mezza strada, sì? So quelli, so. Vabbè, faccio un annuncio procura che stiamo a iniziare. Sì. Bravo, annuncialo. Annunciazione. Annunciamento. Annunciazione? Sì. Vai. Vuoi una gremellina? Avanti. Oh, ciao Matteo. Già mi ci trovo, già sono sulla frequenza 4.1. Hola. Perfetto. Ce la facciamo? Sono fermi là, non si muovono. No, lo dire a nuovo. Se entra i 35, dimmi voi. No, no, entra il 33, entra il 33. Okay, anche senza avvocato? 33, no, no, 33. Senza avvocato non si fa niente. 33. Vabbè, ho capito, pazienza, si attaccano al cazzo e si prendono un mandato di cattura. Cioè, no, va bene. Se no, fanno così. Ma cioè, cazzo, tirano forte. Essendo che sono presentati, non si può patteggiare in qualche che modo. Aiutarli. No, senza avvocato non si può fare il patteggiamento. Soprattutto arrivati al processo, cioè si svegliano prima. Okay. A me non me ne frega niente. No. Collega, non lo so. È un loro problema, non è un nostro problema. Qua, sono, lo so, però. Pugno duro, okay. Pugno duro la legalità deve essere un pugno duro. Sì, cazzo, io riga. Ma che a cazzo duro, Bonzo, a cazzo duro, quante volte Bonzo? C'è sempre. Siamo in tre fuori allora, giusto? Adesso. Sì, 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 siamo in tre. Allora facciamo un ufficio processi insieme. Vado a chiamare i sceriffi? Ma già sono iniziati i processi. Ma per cosa i sceriffi? Non piange, comunque... non piange. No, no, se vengono, se vengono messi in carriera, ripiatevi, ripiatevi. Facciamo uscire due signori faccia da laurea. Vabbè, invece di fare i coglioni, andiamo in aula. Che i coglioni si fanno a coppie. Li facciamo uscire questi due ragazzi? Inizia. Allora, Bruno, tieniti a braccetto con Pat. Ma perché? Dimmi. Tieniti a braccetto con Bruno, allora. Sì, Bruno, tieniti a braccetto con Bruno. Con Bonzo. Con Bonzo, Bruno, Pat. Chi lo fa, sto professor? Bronzo, Bruno, pazzo. Silenzio in aula, presiede l'onorevole... svegliati. Buonasera. Buonasera, buonasera. Hola. Ma iniziamo? C'abbiamo pure ospiti qua. Ma no, cioè, pure uniche, ospiti. Ma no, le uniche persone che vengono a vedere i processi li facciamo uscire, non fammi rivedere, no? Cioè, No, andate. E non ci vogliono. Io sono venuto solo per Bonzo Tanner. Si rendono conto di quanto fa schifo la gente. Sì, siamo venuti per Bonzo noi due. Sono diventati per Bonzo questi. Vabbè, venite dalla finestra. Per Bonzo, c'è i fanboy. Quindi questa è l'inciviltà della gente che di fronte alla legge preferisce non presentarsi. Bonzo e i tuoi fanboy. Ti firmo la filpa? Quanto le fai bello? Giacca quella. Che scena pietosa, che scena. Mamma mia, che cosa. Che scena pietosa, non ne posso più. No, mamma mia, io non ce la faccio, Paolo. Io non capisco, io non capisco. Mamma mia. Scusi, ma non posso scrivere sull'occhiale offrito? Padocca fa una bella pulizia. Qua che cos'è? Mamma mia, patta. Io non capisco proprio. Io non capisco. Il banco dell'assistente c'è stato un brivido. No, no. L'assistente. No, questa sono proprio al circo. C'è patta, c'è sempre il circo. L'imputato c'è, l'avvocato no. Patta, ma ti porti il circo dietro con te? Sì, Cassandra, cantaci una canzone, te prego. Dov'è Cassandra? Cassandra, un po' di serietà. Cantaci la canzone. Per favore, Cassandra, cantaci una canzone. Allora, che succede qui? Signori, silenzio, ascoltiamo una canzone. Ascoltiamo una canzone di Cassandra. Aspetta, ascoltiamo una canzone di Cassandra, signori. Ma Cassandra, dai, ci canzone. Concerto live. Dai, canzone. Cassandra, dai. No, vabbè, adesso non mi tieni. Vai, io ti faccio la totta. Fa la base, dai.
Urli. No, no, grazie, no. Vai, Cassandra, dedicaci una canzone. Cassandra. Ah, ma siamo un euro che c'è in un canto. No, no, tranquilla, tranquilla, siamo tutti per te, non ci sono i processi. Un cortometraggio, dai, un cortometraggio. Urli, urli. Non molto corto. Non canto, non canto. Un cortometraggio, Cassandra, canti, dai. Canti. Non canto. Dai, vado. Cassandra, un cortometraggio. È arrivato pure l'avvocato, raga, dai. È arrivato l'avvocato, via, 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 via. Basta la vostra chitarra. Ecco, rimangono la terra, chi leva? No, mamma mia. Mamma mia, pazzo, sembra far casino. Fai il serio, Foster. Forza. E su? Scagnozzi? Entra. Oh, Bruno. Ah, ciao, Bruno. Ti eri ripiano. Ma devi tirare le palle, mamma mia. Vado, ripiano. Vedo che vuoi sempre starci vicino alle palle, però... No, mi distrugge. Hai stream. E chi se ne frega, io l'ho detto. Che avvocato è arrivato, scusate. Ma che processo è piuttosto? Ma chi è? Bruno, chi è arrivato? Ah, boh. Hai detto che è arrivato un avvocato? Io non ho detto niente, voi l'avete detto. Allora, quello favoreggiamento si... No, vabbè, io non capisco stasera cosa succede. Ma siamo qua in ufficio, li cacciamo via quei due. No, no. Stasera... Sono i miei fan e decido io. Strani siete, tutti strani. Sono i miei fan e decido io, punto. Adesso, ora li caccio. Pat, stasera sono tutti strani questi. Tutti strani. Allora, come chi gli avete dato l'eroina pure al giudice? Ve la dovete tenere per voi, ragazzi. Sapete com'è? Aia, che sta qua che si accalci. Tesoro, dopo, a casa, nel letto, dopo. Siamo fedini di Baghdad. Oldridge, dopo, nel letto, ci tiriamo pugni. No, no. Ma lo sculaccia. Dopo nel letto. Lo sculaccia. Ma tutto bene, lo fa un po' avanti indietro. Aspettate. Entrati. No, seppure l'avvocato Gilardi c'è del coso. Moreggiamo? Cos'è quella cosa che c'è in mano che non si vede? Ci sto provando a prenderla. Siamo messi male, eh? Non ve lo dico. Mi sono fatto di eroina. Oh, mi sono fatto. Sono fatto. Dai, dai, sono fatto. Ma qual è il processo? Dai, raga, adesso però fate gli scherzi. Sì, ma no, vuoi seri, raga? Ho capito, ma qual è il processo? Chilo? Chi deve partire? 182, Kirk Lambert il primo. Chi? Kirk Lambert il primo. Kirk Lambert. 182. Vabbè. Okay. E poi si va a susseguire. Quelli che non sono presenti li facciamo dopo qua in ufficio. Dai, su, cancelliere. Oh, ok. Oh, mi vuole tagliare. Eh? Gli vuoi tagliare a pezzettini, io voglio. No, ma c'è da dare tempo all'avvocato di conferire con il cliente. No, no, ma fin come? Troppo tempo. No, no, okay, si inizia. No, si inizia. Posso? Metti a posa il coltello. Posa il coltello. Ti ho detto che i coltelli io non devi mai tirarlo fuori. Ah, ma se entra con flare. Io posso entrare con questo? No. Vado a prendere l'acqua, arrivo. E con questo? Ma è entrato in testa questo. Non ricordi dell'infanzia. Ma posso oppure no? Parla con i procuratori. Ne parlo con i procuratori. Ma non mi rispondono, William. Non mi rispondono. Fatti rispondere. Comunque, se cancellieri dobbiamo scegliere meglio. Prossimo. A posto, hanno detto di no. Come hanno detto di no? E hanno detto di no. Oh, mi dici parla con i procuratori. Ti dico di no. Mi dici come hanno detto di no. Oh, raga. Signor giudice, adesso sì che mi sento molto vivo. Mani in alto. Merranda. Basta. Mamma mia. Ma? Ha ragione, no. Si calmi. Ha ragione anche lei. Non mi sfidi. Non mi sfidi. Ho fatto uno, cazzo. No, sì, adesso basta. L'ho fatto. Yeah. Oh, e basta. Siamo tutti qui fermi, aspettare che nessuno faccia nulla. Uscite.
Uscite. Uscite. Me ne vado, me ne vado. Dai, però mi sto rompendo. E non ve lo dico io la risposta. Poi mi sto rompendo anche un po' il cazzo. Sì, Portalo avanti perché a favoreggiamento. Mi sto rompendo un po' il cazzo io, però, eh. Danno dal tempo all'avvocato che è arrivato adesso. Dia tempo e non aspetti 40 tempo. Minuti, cioè. Eh no, è stato chiamato oggi, l'ufficio perché oggi era l'avvocato. Oggi ero pure puntuale, mannaggia. Quella persona che sta su, che ci guarda, mio mio. Uè. Uè. Un saluto a chi ci guarda dall'alto. Esatto, che è un porco, eh. Oh! 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 Sì, ragazzi, rimango allibito dal giuro. Ma io mi dissocio, vostro onore. Senso, l'età fa solo male. Quello che ci guarda dalle telecamere è un porco, perché ci guarda. Ti pulirà tutti, cazzo! Io, ragazzi, c'è la telecamera. No, no, basta, basta. Scusate, scusate. No, vabbè, ora lo posso. Vabbè, io non so. Sono tutti pazzi questa sera. Chi è che sono i due che sono presenti? L'effetto Ibiza. Non sono presenti. Io sono adesso, credo. Cosa? Cosa fatta? Cosa hai detto? Eren Yagami. Cazzo, Jack verrà ancora con te, si vede dopo cosa sta sempre. Beh, allora il mio percorso da staff impero inizia nel lontano febbraio 2021. Il 20 febbraio 2021 sono entrato nello staff. Poi ho fatto circa un mesetto da staff in prova. Poi sono diventato helper. Ho fatto tantissime whitelist. Sono arrivato a fare un secondo, quasi 2000 rimandati e un centinaio circa, due whitelistati. 100-200 whitelistati all'incirca. All'incirca ho fatto 2500 whitelist quasi, non so, boh. Poi sono diventato moderatore. Dopo ho fatto un po' di assistenze. Ho fatto il moderatore. Poi dopo, essendo che a causa del lavoro non avevo abbastanza tempo per stare dietro lo staff a tempo pieno come moderatore, mi sono fatto mettere supporto staff e ora sono supporto staff, appunto supporto lo staff facendo il giudice nel RP, okay, che è una figura staffer, aiuto con col controllo della polizia lato staff, e delle volte faccio delle assistenze quando fosse necessario. Siamo pronti, andate i procuratori. Ah, si è arredato, ma? Si è arredato quel signore. Andiamo, quello fuori che ci dai, guarda. Dai. Vai. Che oh, lo devi sapere tu. Alessio, no, Bruno, Clark Foster, Elizabeth Wood, Luigi Grant. Sappino, vai. Capito Branco, Jack, capito il mio percorso da staff. Buonasera, signore e signori, tutti in aula. C'è un altro giudice. Lo Stato contro Kirk Lambert. Presiedono gli onorevoli giudici Elizabeth Warwright Grant, Clark Foster e l'assistente giudice Alessio Bruno. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Parli tu, Buonasera a tutti. Sì, sì, fai tu sto processo. Tu ultimo processo. Vai. Buonasera, vai. No, ma che c'è? Sì, vado. Buonasera a tutti, signori. Ci hai fatto passare da... Vabbè. Prego, accomodatevi. Io ti vedo dalla parte giusta, comunque. Prego, accomodatevi, grazie. Buonasera, accusa. Buonasera, difesa. Buonasera. Prego, iniziamo, accusa. Buonasera, vostro onore. Siamo qua a discutere il processo 182, Kirk Lambert, accusato del raggiungimento di 5 reati classe A. Come si vince dalla fedina penale del signor Lambert, sono numerose rapine alle mani armate, Gabriella, comunque rapine alle mani armate, mancati alt, e nulla, sonore. Concludo con la rima. La fedina penale è lunghissima, la nota, signore. Esatto. Prego, difesa. Sì, innanzitutto buonasera a vostro. È un piacere di essere qua. Allora, il mio cliente, innanzitutto ci tengo a precisare che lui ha un'età compresa tra i... Ha detto 20 anni, scusate, ma sono stato chiamato esattamente 20 anni, compiuto okay, il 9 luglio. Perfetto, grazie. Scusate, ma sono stato chiamato d'ufficio pochi anni fa. E il mio cliente aveva una situazione familiare non molto agevole, anche a livello economico. Quindi purtroppo la sua situazione lo ha portato su questa brutta strada. Posso chiedere che
Posso farlo notare, scusate, che il mio cliente comunque, a differenza di qualcun altro, si è presentato con la consapevolezza dei suoi sbagli e dei suoi errori. E nulla, attendiamo l'accusa se hanno altro da dire. Bene, accusa, prego, abbiamo testimoni? Si vuole chiamare al banco l'imputato. Imputato, prego, se ne c'è al banco. Banco. Prego, imputato. Cancelliere. Sul controllo. Ma chi l'ha chiamata a testimonia? Mamma mia, Oscar invece è proprio lunga per adesso. Vabbè, non fagli godere. Allora, poi ci domanda sulla Bibbia. Eh? Sì, con te l'ultimo. Ripeto dopo di me. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. No. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. E di non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Benissimo. Bene, testimone, si identifichi, grazie. Io? Chi è il testimone, mi scusi? Ovvio è lei. Prego, si identifichi. Sono Kirk Lambert, l'imputato di questo processo. Bene, prego procuratore. Signor Lambert, sì. Lei sostiene di non avere nulla in suo possesso, né denaro? Sì, sono arrivato in questa città con una situazione familiare disastrata, con dei genitori emigrati dalla Russia, e io con una situazione economica praticamente nulla. Ok, possiede veicoli, signor Lambert? Sì, ma diciamo sono stati dei veicoli, come dire, dati dall'alto. Ah, dati dall'alto. Ma che cazzo significa? Perciò piovono questi veicoli, ok. Mi scusi, vostro onore, se permette vorrei dire una cosa. Prego, prego. Cosa, no? Grazie. Date queste circostanze di questi veicoli più di dall'alto, possiamo dire che il mio cliente ha avuto una vincita fortuita, quindi... Sì, la, obiezione, diciamo che vostro onore, richiedo che l'avvocato si limiti solo a obiettare alle domande fatte dal mio collega. La corte ha dato l'ok al... Sì, sono state delle vincite vero? Alla lotteria da cui ho ottenuto quest'auto, di queste auto che ho. La sua residenza, signor Lambert? Non ho dimora, abito alle case popolari, una residenza adottata dallo Stato. Ok, e comunque la fedina, la rapina, ma l'armata sono accompagnate da una detenzione d'arma illegale. Certamente. E queste armi come le paga? Come è andato in possesso? Diciamo, onestamente, come voi sapete, ho fatto molte rapine. E nessuno può negarlo qui. Okay. Ovviamente sono al processo per questo e ne ammetto le colpe. Ovviamente dopo, diciamo, questa presa di coscienza ho smesso, ma diciamo che tiravo avanti a rapine. Ok, lei faceva le rapine e con le rapine pagava le armi. Fondamentalmente sì, andavo... E questo denaro in che stato si trovava? Diciamo... Cioè, non tracciabile, come? Diciamo era del denaro che non potevo depositare perché il fisco me l'avrebbe sicuramente rintracciato, che era denaro non ottenuto illegalmente, ma lo lasciavo direttamente marzo 2022, a questi ragazzi che mi vendevano le armi nel Southside, che non sapevo manco come si chiamavano. Gli lasciavo direttamente questo denaro e loro mi davano una pistola, giusto così. Cioè fedina fatta il 6 marzo 2022. Ok, vecchissime. Però lei solitamente, oltre alle rapine, se questi soldi lei non li può utilizzare? No, diciamo... no, ma infatti io non posso utilizzarli, ma diciamo questi soldi li lasciavo direttamente
in forma di non tracciabili. Ok, al... comunque ha un impiego attualmente, ho mai lavorato. Ho lavorato al Bennis, cioè, ma sono stato licenziato ingiustamente, non si sa neanche il motivo, ed era, diciamo, l'inizio della via della polizia, della mia vita, ma mi è stata troncata ingiustamente e non si sa neanche il motivo. Per questo volevo fare anche un discorso sul fatto che di come ci siano pregiudizi verso persone che cercano di ripulirsi, no? Sì, sì, 23, 24, 25. Adesso la parola al mio collega. Certo. E anche la polizia penale, penale, cioè. Il primo reato risale il primo marzo, cioè l'8 marzo 2022, primo reato. Richiedo che venga controllato a livello di banca in questo momento se il soggetto ha pagato la cauzione che era stata imposta dalla procura. Che cazzo lo sa? Lo puoi vedere al tablet. No, non devi vedere da lui. Lo so. Verifichiamo, sono solo. Sì, l'ho pagato. Esattamente $30,000 di cauzione. Ah no, aspetti. Praticamente c'è stato un problema. Nel momento in cui mi hanno rinviato... Ma era una domanda a lei. Scusa. Ok. Porca miseria. Allora, Giudice, la cauzione a che data risale? Il 0908, $30,000. No, la cauzione non è ancora stata pagata. Ok, chiedo che questa cosa venga messa agli atti in quanto il soggetto è proprietario di 4 veicoli e poteva vendere uno di questi 4 veicoli per procedere a pagare la cauzione come tutti i cittadini. Scusa, signor giudice. Posso obiettare, avvocato? Chiedo semplicemente avvocato, che... Avvocato, posso obiettare, non può parlare, se no. Vabbè. Posso obiettare io? Assolutamente. No. Se vuole parlare avvocato deve obiettare. Come si evince guardando la sua fedina, lei ha compiuto dei reati ripetitivi e dice di farlo per soldi, giusto? Certamente. Dice di essere stato licenziato ingiustamente dal Tennis. E per quale motivo non ha pensato di cercarsi un altro posto di lavoro? Sai, esistono molte altre officine, molti altri locali. Certo. Diciamo, i locali, non nessuno di questi locali a cui ho fatto, diciamo, ho mandato il curriculum, non me l'hanno accettato, ripeto, per i pregiudizi che ci sono verso persone che cercano di ripulirsi. Per quale motivo non ha provato a ripulire la sua fedina penale? Diciamo che una volta che avevo oltrepassato quella soglia economica non potevo più farci niente, mi sono trovato in una situazione in cui per necessità dovevo campare in qualche maniera, no? Ma non avevo i soldi per pulirmi la fedina penale, perché ovviamente le cifre sono molto alte. Lei nella sua fedina ha numerosi mancati alt. Per quale motivo non si fermava agli alt della polizia? Diciamo che sono stati errori da parte mia. Ovviamente ho compreso adesso, i mancati alt risalgono a penso molto tempo fa, che non ha senso non fermarsi per un semplice controllo stradale, cioè per un semplice controllo di routine, quindi se non mi sbaglio i mancati alti dovrebbero risalire a molto tempo fa, cioè perlomeno l'ultimo registrato. Come si evince dalla sua fedina penale, lei ha fatto numerosi tentati omicidi di pubblico ufficiale durante la sua vita. Per quale motivo non ha mai cercato di trovare un accordo o parlare con degli agenti che magari potevano aiutarla a cercarle di trovarle una situazione economica, un lavoro stabile, visto che lo fanno senza nessun tipo di problema, ma ha preferito sparare addosso agli agenti stessi? Certamente. Io con gli agenti con cui, diciamo, ho trattato durante queste rapine, ho sempre avuto un atteggiamento di ammissione di colpe. Ho sempre ammesso che
giustamente le mie intenzioni erano quelle e non lo facevo contro qualcosa, ma era solamente per vivere, per procurarmi da vivere. Tutte le volte che c'è stato un tentato omicidio è stato da... per uno stato di necessità in cui avrei rischiato di finire in carcere oppure di morire oppure di essere preso. Non bene, ho mai però, sparato senza necessità. Signor Lambert, io vedo un piccolo problema nella sua fine penale, ricontrollando. Lei è stato rinviato a giudizio, io stesso avevo pari a possesso di documenti falsi, detenzione di arma illegale e sostituzione di persona, okay. in quanto lei era finito in centrale e aveva fornito i documenti di un certo Drillman Seville, persona con un mandato di cattura emanato da me medesimo. Ora però io vedo che lei ha effettuato esattamente in data 09/02, quindi oggi stesso, una Blaine, tra l'altro con una detenzione di arma illegale a un Vector, con delle munizioni e la stessa refurtiva della banca nelle sue tasche. E oltre a questo io vedo anche un altro Gabriella nella sua fedina penale, oltre che l'ennesimo tentato omicidio di pubblico ufficiale. Questi sono tre aggravanti dal suo rinvio a processo. Cosa da dire in sua discolpa di questa cosa che ho appena detto? Ripeto, per diciamo il Gabriella, ovviamente posso dire che lì c'era, diciamo, lo stato di necessità del bisogno monetario, di moneta per vivere, cioè nel senso, letteralmente. Per la rapina alla Blaine, di cui in realtà non ricordo molto, diciamo, è stato, come dire, non ricordo molto in realtà, però ricordo solamente che queste persone hanno cominciato a puntarmi mentre ero in mezzo alla strada e mi hanno preso come ostaggio. Negativo, lei non era un ostaggio perché aveva ha sparato contro la polizia. Purtroppo le fedine penali parlano chiaro. No, certamente. Durante la contrattazione... Dopo la contrattazione, una lunga contrattazione, i soggetti hanno tentato la fuga, sono stati seguiti, in seguito presi con una manovra box, i soggetti hanno aperto il fuoco contro gli agenti e sono stati subito abbattuti. Il soggetto con sé aveva un Vector. Certamente. La fedina e i rapporti parlano chiaro, detto ciò io non ho null'altro da aggiungere, vostro onore. Va bene. Posso probattere? No. Aspetta il suo avvocato. Avvocato, prego, il suo turno. Sì, grazie, professor. Io chiederei gentilmente che adesso il mio cliente possa avere la possibilità di spiegare alcune cose che gli sono state, tra virgolette, accusate. Dato che finora non ha avuto la possibilità, chiedo che lui possa dare le sue spiegazioni. Obiezione, vostro onore, le fedine parlano chiaro, doveva parlare di queste cose, si parla direttamente in centrale con un avvocato e non in una sede processuale. Obiezione accolta, comunque l'avvocato deve fare domande al testimone, non deve dire al testimone di parlare. No, ma non ho domande per il mio testimone, quindi... Allora a posto, il testimone può tornare al suo posto, grazie. Simone? Ho già fatto. Simone? Non ho sentito. Ritorno, può ripetere? Puoi tornare qua. Può tornare al suo posto. Ah, ok. Scusate. Non ho sentito. Prego, accusa, prima altre domande la fate, Simone? No, vostro onore. Difesa di un testimone da parte vostra? No, nessun testimone. Allora procediamo con la ringhia finale, accusa. Vostro onore, dalle informazioni date dal signor
dal testimone arriviamo alla conclusione sto avendo problemi che non è più una necessità di soldi, di povertà, in uno stato di povertà, ma bensì ben oltre. Ed è per questo che l'accusa richiede una sanzione pecuniaria pari a $210,000 e a 27 anni di pena detentiva. Con questo concluso. Bene, difesa, prego. Sì, vostro onore. Io ci tengo a precisare il fatto che il mio cliente comunque è un ragazzino, ha appena 20 anni. Lui ha ammesso le sue colpe, ne ha la piena responsabilità, infatti ed è qui, a differenza purtroppo di altri imputati che non sono venuti questa sera. Come ripeto, il mio cliente aveva passato dei brutti momenti familiari ed economici che l'hanno portato purtroppo su questa strada. Le motivazioni comunque già ve le ho date e le nostre giustificazioni sono state anche date. Io pertanto chiedo semplicemente che il mio cliente gli venga effettuata una riduzione della pena il quanto il più possibile che sia possibile. Bene, ci ritira la corte, si ritira per deliberare. Beh, in effetti possiamo fare un bello sconto. Cosa che hanno chiesto l'accusa? 210-27. 210-27 anni, no? Sì, ma manca tutto questo sconto, perché comunque c'ha 25 reati, quanti cazzo ne ha? Sì, ho capito, però nel senso, appunto, anche la fedina penale una volta, quindi di togliere qualche reato. E se non che si è presentato, gli farei 100.000 e... Conta anche però che, cioè, durante il tempo che è stato rinviato ha fatto altri 3 reali, cioè... Lo so, però, appunto, allora, se no facciamo così, 100.000, 27 mettiamo a 10 e facciamo anche 15 ore socialmente utili. E che basta. Non entra mai perché ce lo vuoi. Vabbè, però... Dai, su. Deliberiamo veloce annunci, sì. Quindi quanto? 100? Signore, 100.000. Signore, 100.000. 20 anni, no, no, 10 anni. Alessio Bruno. Sì, sì. Si è presentato per questo. Bene, signori, buonasera a tutti, accomodatevi, grazie. Quest'oggi finalmente ci troviamo in presenza di una persona che si presenta appunto a processo per difendersi davanti alla corte. Ed è per questo che ho deciso di premiare questa persona, concedendole uno sconto di pena. Sì, i reati li ha commessi, signore. Però le concedo uno sconto di pena che potrà, appunto, grazie alla sua dedizione, a presentarsi per difendersi. Ed è per questo quindi che la condanno, e ovviamente la ritengo colpevole per i reati richiesti dell'accusa, la condanna alla sanzione pecuniaria pari a $100,000, a una pena detentiva pari a 10 anni e a 15 ore di servizi socialmente utili. L'udienza è sciolta. E fa la multa. Sì. Signore, vengo qui che devo fare la multa. Chi è il prossimo? Che... Signore, vengo qui che devo fare la multa. Il prossimo. Signore, venga qui a fare la multa. Oh, ma prendetelo. Dove va? Riesci a fare altri processi? Non ho capito. Sono senza avvocato. Quanti? Devo fare la multa. Okay, okay. Figa, vabbè, dai, ok. Uno degli imputati sono... Mi vado a stire... Arrivederci, paghi in 7 giorni. Mettete di arresto, signore. Si fermi, signore, ma... Ma dove va? Ma piatto. Abbiamo altri imputati? Ci sono altri... Lo spero. Venga, seguo. C'è Martinez... Oh, Smith. C'è Martinez, la procuratrice. Venga, signora. Sì. Che mi ha detto che vuole farlo anche qua. Procuratore? E chi è? C'è posto in procura? Sì, c'è posto. Ma vuole farlo su entrambi? Mi ha detto che riuscirebbe a starci dietro, però. Vabbè, se riuscirebbe a starci dietro, vediamo. In caso la mettiamo in caso, vabbè, poi ci parliamo. Ne parliamo anche con Pat. Sono finiti i processi, non c'è. Ok, diamo l'ufficio alla Pat, venga anche lei che dopo devo parlarle.
Ce la dico il cancelliere? Chiamate i procuratori, ragazzi. Ma non ci sono altri imputati? No. Sì, sì sono, ragazzi. Sì o no? Sì, mi sa che ci sono. Altri imputati ci sono, altri imputati, no, hanno detto che non ci stava più nessuno. Ma come c'è? Oscar? Oh. No, ci sono altri due. Ma vedi, ma allora, ma... Vabbè, cancelliere. Uno solo e basta. Traffico di sostanze stupefacenti. Chi è? Piatra, Eren Yagumi, come cazzo. Comunque, l'avvocato sfotte dicendo che è bravo a fare il ragazzo, a fare pietà, ecco. Perciò, siate stati più cattivi. No, in realtà è lui che è troppo buono, cioè. L'abbiamo sempre detto, che... è troppo buono. Ma che sta succedendo? Che cazzo sta facendo? E che ne so, ma che sta succedendo? Che cazzo ne so? Ci stanno i cancellieri, li mando via a calci in culo. Il cancelliere l'ha detto. Ma si wake up un attimo, boh. È uno schifo sti processi, porca madò. Che cosa? No, va là. Tutta la faccia che hai. Ma 10 anni sono ora, no, 10 anni sono 10 minuti comunque, perché tanto ogni numero che vedi scritto sono i minuti che stanno in carcere. Lo fai tu il processo? Questo lo fai tu. Io. Faccio io? Ma se mettete il giudice le faccio tutti, se volete. Chi lo deve fare, Dani? Tu. Io? Sì. Perché? Perché lo fai tu. Uno io e uno tu, capito? Tu uno io e uno tu. Divertite, io con sti coglioni non ci voglio fare più niente. Dai, allora rompere il cazzo, vieni qua. Vai fuori. No, no. Vado un attimo ad vedere. No, dobbiamo parlare dopo, veramente. No, non sparire. Sto qua nei pensieri, vado un po' su Netflix, tanto no, è interessante questo circo. Voi non ce la posso fare, cioè gli abbiamo chiesto se siete due imputati loro. No, nessuno di loro deve essere processato. E adesso stanno parlando con l'avvocato perché devono essere processati, non dei due. Ma stupidi questi. Cioè, io ho chiesto, gli abbiamo chiesto prima tipo in due persone se deve essere processato loro. No. Nessuno di noi deve essere processato. Ma siete fortunati che non torno, perché se torno io, raga. Dovresti. Ma se io gli dovresti chiedo, tornare. Però, ma non no. Sei te, cioè, boh, ora ce n'è uno, solo uno e dopo gli altri si fanno in ufficio. Sì, però Bonzo, svegliarvi, Cioè, Bonzo, state a cazzeggiare tutto il tempo e non mi sei resi conto che erano degli imputati. Ma veramente fai... fammi uscire. Raga, ho fatto tu non hai idea che non hai seguito gli altri processi, non sai quanto tempo. Che c'entro io? Oh, ma come si permette? Questo qua è la corte? Ma lì sta andando contro la corte. Prego, però. Mamma mia, basta. Questi processi non li posso vedere. Cioè, solo quando ci siete succede queste robe. Ho capito, ma cioè, prima stavamo a trovare, ma che sta vedendo fare i processi, cazzo, vedete chi sono gli imputati? Cioè, non lo sto a fare io il processo. Ma io l'ho già visto da prima, io non so chi va là, qua, a parlare. Beh, però... Non so capire cioè, comunque... Ma infatti sei tu che ti occupi, gli presentato, altri, quindi, cioè, non soldi, è che nessuno... Si paga multa, proprio creato. Infatti questo è un altro mio, e dopo basta, dopo non so chi ha presentato nessuno. Sei tu responsabile dei tuoi processi? Diamo 5 minuti all'avvocato. Ancora. A 23:12. Buongiorno, 23. Vabbè, parliamo di chat intanto. Patti. Io ve lo dico, no, avvocato. Se questi non si svegliano, ma mo torno io, tanto è finita. Tu torni? Il codice penale l'hai visto? Sì. Ho visto, e io e Ventura abbiamo un paio di cosette da... Oh, ragazzi, sono io, tre, io sono in live, però, comunque. Ah, sì, come ti va? Come si... Ah. Vabbè, ho capito, però, sti cavoli. È live, comunque dobbiamo vedere queste cose. Sì, ma infatti quando finiamo i processi vorrò parlare. Ah, okay, professore applicativo, proprio, vorrò parlarne. Che ne so, io c'ho gli occhi. Sempre i processi, sempre... No, ce li ha sempre nei processi. Sempre i processi. Ma oggi ce l'ho pure io, quindi te ne fondo, grazie. Battuta, doppio segno. Oh, spammarti. Sì. Fatto caos. Io potrei... Sì. Non tutti quelli che... da Dani, che colpa mia perdete il lavoro. Chi? No, fate vabbè, bene il lavoro. Ma esatto. Che? Non vorrei farvi perdere il lavoro. Non lo sappiamo, Matteo. Wipe la parete. Anche Ninja oggi ha detto che non sa cosa fare la wipe. Su, annuncia. Dai, Pat, fai un processo stasera, fai qualcosa. No, non so manco di che parlavamo. Vabbè, neanche i procuratori lo sanno. Ma da quando si ricomincia me li faccio tutti io, tanto. Sì, no. Sì, immagino. Sicuramente. Sì, pure l'altra volta l'ha detto.
se non va la Woolbridge, quindi... Buonasera signore e signori, tutti perché, bene, che processo è? 171, lo stato contro Eren Yagami. 171. Elisabeth Wallace e Grant. Il tuo nome lo senti. Clark Foster, la Giudica e Lasse Bruno. Dio benedica gli Stati Uniti d'America, questa rispettabile corte. Buonasera, buonasera. Buonasera, prego accomodatevi. Prego, accusa, puoi iniziare. Buonasera, sono. Siamo qui a parlare del processo 171 Eren Yagami, accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, tentato omicidio del pubblico ufficiale e detenzione di armi illegali. Nel borsone del signor Yagami sono stati ritrovati 15 kg di cristalli rossi, di una sostanza chiamata cristalli rosso, una pistola MK2 e proiettili 9 mm. Inoltre, nella bodycam della gente si vede che in un fermo stradale, durante il controllo dei documenti, il signore estrae una pistola, anzi, i soggetti estraggono una pistola e sparano agli agenti. Con questo ho concluso. D'accordo, la ringrazio. Difesa, prego. Sì, buonasera, vostro onore. Allora, qui ci troviamo nuovamente di fronte a un caso di, diciamo, criminalità a livello giovanile. Anche questo mio cliente è molto giovane, ha 22 anni, è purtroppo nato in una famiglia non molto adeguata anche a livello economico, è stato abbandonato dai genitori, è dovuto crescere da solo e purtroppo non ha neanche finito gli studi. Questo l'ha portato purtroppo su una cattiva strada, a conoscere anche quel suo, diciamo, amico tra virgolette, in cui ha compiuto tutti questi reati non molto carini. Ecco, io ci terrei a precisare il fatto che il mio cliente è oggi qui alla vostra presenza, invece il suo caro amico non è qua, quindi il mio cliente si assume tutte le sue responsabilità e tutto il resto. Semplicemente faccio notare il fatto che l'altro non è presente. Ho finito. D'accordo. Accusa, testimoni da chiamare? Sì, vostro onore, è l'imputato. Prego, allora, cancelliere, accompagni l'imputato al banco. Là. Che mette una mano sulla Bibbia? Ripeto dopo di me, giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Devi far alzare la voce, non la sentiamo. Ah, ok, scusate. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. E di nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Benissimo. Perfetto, prego testimone si identifichi. Piacere, mi chiamo Eren Yagami. Piacere. Ho 22 anni. L'avvocato la sentiamo. Scusate. Sentite? Sì, 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 vada, vada. Okay. No, non deve raccontare la sua vita, va bene, solo nome e cognome, va grazie. Bene. Scusate, non lo volevo. Prego, procuratore. Signor Yagami, un po' spiegare perché io non intendo di questa sostanza... che sta trovata nel suo borsone e per cui è accusato oggi. Erano dei cristalli rossi. Ok, e cosa servono? Perché ce l'aveva, ecco. Non lo so, a me delle persone mi hanno detto che per guadagnare dei soldi dovevo andare a raccogliere questi cristalli e dovevo portarli a loro. E dove li va a raccogliere questi cristalli? Dovrei guardare la mappa perché ora non mi ricordo. E guardi, è possibile fornire una mappa... Cancelliere? Del territorio. Cancelliere, fuorisca la sua mappa. Cancelliere, cancelliere, vada. Fa la sfilata, cancelliere. Ok, qui c'è la mappa della città. Scorra con il dito così può vedere un po' la mappa. Okay. Può essere più preciso, era... del civico. Il 54 civico 54
Ok, civile 54. In un capannone, dove che... Era, sì, in un capannone dove stavano questi cristalli. Ok, ci sono. E queste persone che... Okay. Li hanno, diciamo... L'hanno mandata in quel punto, chi sono? Le conosce? No, però era verso il South Side. Lei li ha incontrati nella South Side? Sì. E cosa ci faceva nella South Side? Stavo cercando qualche lavoro per guadagnare. Poi mi ha scritto questo ragazzo e ha detto di venire là. Allora, che tipo di lavoro cercava? Cercavo un lavoro... Senza soldi, un lavoro che si poteva guadagnare i soldi. Si poteva guadagnare qualcosa. Ma cioè, un impiego come meccanico, non barista, no. Per forza al Southside da cercare lavoro, signor Yagami. Sì. Ha mai provato questa sostanza, signor Rigami? No. Mai. E perché? Perché non è che sono... Io volevo... Raga, ma lo sapere solo io il fumo. Volevo guadagnare soldi, quindi... Sì. A me non mi interessava molto di questa sostanza, l'ho raccolta e poi la volevo consegnare. Dove la consegnava solitamente? Sempre alla Southside o in qualche altro posto? Alla Southside, sempre. Quanto la pagavano? Dovevano pagarmi 700 a pezzo, se non mi ricordo bene. Buono, no? Non trova? Un buon prezzo. Nella sua fine penale... Si nota anche dei tentati omicidi e detenzione. Però mi vorrei soffermare alla bodycam della gente, alla sparatoria che è effettuato dopo un fermo stradale. Mi servirebbe dare una spiegazione? Io... Regami? Ma il fermo dei cristalli? Quando l'hanno fermata? Sì. Non so se lei ha visionato, ha avuto modo. Avete stato le pistole e avete sparato contro gli agenti. Il motivo è perché tanto... Si diverte a sparare agenti? Prova gusto? Avete un po' di difficoltà, signor Yagami? Cosa... Non proprio. Sembra che nasconde qualcosa. Dica tutto, lei è sotto giuramento. Li ho sparati, ma... Perché? Così... Perché le girava, andava così, sedaiato a uccidere gli agenti? No, perché tanto mi stavano per arrestare. E per cosa stavano per arrestare? Perché avevo una... Vuole un bicchiere d'acqua? Avevo un MK2. In un fermo stradale comunque ti fanno una perquisizione solitamente, signor Yagami? Sì. Mi fanno una perquisizione perché avevo una maschera, ecco. Signor Yagami, giusto? Il suo nome è signor Yagami, perfetto. Senta un po', quindi lei giustifica il fatto di sparare addosso degli agenti semplicemente per il fatto che la stavano arrestando. Conferma? Sì. Bene. Signor Yagami, lei al momento dell'arresto gli è stata inflitta una cauzione. L'ha pagata? No. E come mai non l'ha pagata? Non c'avevo soldi. La vendita di questi cristalli non fruttano bene, allora. Sta obiettando per caso? Sì. Ma devi, mi dica l'obiezione? Sì, cortesemente, se una persona può interrogare il mio cliente, perché sennò altrimenti tre persone, tre domande differenti, più domande, si può trovare in crisi. Grazie. Non penso ci sia un limite. I procuratori possono interrogare insieme, basta che la domanda sia fatta. Sì, ho capito, ma una alla volta. Una alla volta. Digli accettata di procuratore una alla volta, per favore. Quindi obiezione accettata. Quindi non l'ha pagata, giusto? No. Come mai? Gli obiezione accettata, procuratore, vabbè. Non ha soldi, ma abbiamo visto dalla sua fedina penale che lei ha compiuto altri reati. Sai che sta giudice un po'... Specialmente una rapina di una Blaine. Ah. Come si è procurato le armi per quella rapina? E per tutte le altre?
Lei non ha soldi, giusto? Me li ha dati. Chi li ha dati? Kirk. Il ragazzo processato prima? Sì. In prestito? Sì. Non lo sappiamo, Nesma, non lo so io. Neanche Ninja l'ha detto oggi in live, quindi non lo sa nessuno. No, come spiega questo possesso di armi con pistole, fucili? Può ripetere? Come giustifica il possesso di queste armi per queste rapine? Ce le ha passate un ragazzo mascherato con una maschera bianca e ha detto che se vincevamo questa rapina ci dava metà del bottino. Vinciamo. Questo ragazzo lo conoscevate? Lo conosceva un altro mio compagno. Come si chiama? Johnny. Johnny come? Non lo so il cognome, so solo che si chiama Johnny. Lei prima ha giustificato un'azione contro gli agenti perché la stavano arrestando. Come giustifica una sparatoria nelle altre rapine? Una sparatoria? Nelle altre rapine. Perché lei ha avuto altri conflitti a fuoco con gli agenti. Oh, comando non gli è bastato. Non volevo farmi arrestare. Ok, ma uno non gli è bastato? Lei anche dopo il secondo, dopo il terzo, dopo il quarto, ha continuato a compiere reati e a sparare sulle forze dell'ordine. Qui denoto un scarso interesse per la vita degli agenti e della vita legale. Lei ama stare nella vita illegale? Attenzione, vostro onore, chiedo che la procura faccia domande inerenti al processo, grazie. Ma per me è respinto, faccio domande sulle aggravanti. Un attimo, signori, silenzio. Sto un attimo parlando. Cioè, per me. Io non ho più capito. Silenzio, imputato. Silenzio in aula. Secondo me è rifiutato perché comunque lui è stato. Sì, rinviato per traffico, ma qua. Mentre stava dicendo le cose, ha detto che può sparare alla polizia. Per me è rifiutato tutto da quel momento. Vabbè, riuscita a dirgli. Dillo tu. Avvocato, l'obiezione è rifiutata. Può continuare il procuratore. Motilta questo. Ripeto la domanda. Lei con questi reati constata quasi un odio verso le forze dell'ordine e uno scarso interesse verso la vita legale. Sì. Quindi lei conferma. Signora Yagami, lei ha appena confermato di avere un odio verso gli agenti di polizia? No, obiezione, il mio mente non ha confermato. No, non ho, cioè, nel senso. Obiezione, il mio mente l'ha confermato. Cosa voleva dire? L'avvocato, che cazzo. E allora perché si è. Ora ti dice l'avvocato. Si è mischiato in diversi scontri a fuoco con la polizia. Raga, veramente, questo qua sta andando in tilt. Capisco totale la situazione, ma può anche arrendersi. Ripetere? Dicevo. Lei afferma di non odiare. Un horror si merita questo. Anche se prima ha detto di sì. Solo perché ha detto che può sparare alla polizia. No, mi sono confuso con l'altra domanda. Qui si confonde, ma quando fa le rapine non si confonde? Aia. No. Strano. Ecco, l'obiezione doveva farlo, però. Perché non si è arreso nelle rapine successive? Tenga la bottiglia d'acqua, si infesti la bocca. E ha continuato a sparare sugli agenti. Certo, lei dice no, di non odiarli. Si è seduto. Sì, l'avvocato ormai ha detto perso. Per i soldi si fa tutto. Anche ammazzare qualcuno. Senti l'avvocato come commenta. Cosa? Anche ammazzare qualcuno? Se per soldi. Bisogna sì. Ragazzi, terminato io, vostro onore. D'accordo, la ringrazio, procuratrice. Lei, avvocato, ha domande da fare? No, a sto punto non c'ho manco una domanda, anzi mi appello alla vostra clemenza. A posto, penso che... D'accordo, la ringrazio. Vogliamo qua.
sono, però posso fare tutto, ma non i miracoli. Va bene, avvocato. D'accordo, il testimone può tornare al posto, grazie. Avete altri testimoni? Ma guarda. No. Ci sono altri testimoni, accusa? Ah, non sono la scusa, aia. Già la prego. Non si preoccupi. Non abbiamo altri testimoni. L'accusa, sessioni. Accusa, prego, può no, ma sono... procedere con le righe finali. Grazie mille. Date le informazioni ricavate da testimonianza del signor Dagli l'horror Yamashi. E comunque sempre l'accusa chiede il sequestro di tutti i beni e la pena dell'ergastolo. Ecco, vai. Con questo è un curioso. Vai, prego, difesa. Eccoci. La sua riga finale. Sì. Allora, io non ne ho più. Com'è? C'è l'ergastolo. Faccia parlare l'avvocato. Allora. Lei non può. Lei non può interloquire. Il suo avvocato deve parlare per lei. Stia in silenzio. Allora, eccoci qua. È inutile che ripeto quello che ho detto nella mia riga iniziale. Semplicemente ci torno a far presente il fatto che il mio cliente si è presentato, a differenza del suo altro, diciamo, compagno di sventure. E inoltre, che evidentemente, secondo me, il cliente non ha pienamente coscienza della sua giovane età e forse anche per le sue, diciamo, avventure non tanto carine, della gravità delle sue situazioni. Pertanto chiedo, qualora sia possibile, uno sconto di pena, anche se penso non sia tanto. Finito. Posso dire una cosa? Non penso. Non penso. D'accordo, la corte si ridirà. Per deliberare. Perfetto. Aiuto ragazzi, adesso sto male. L'avvocato mi fa morire. L'avvocato fa, abbassa le mani. Mettono l'avvocato, sì, ma lui è ergastolo. Ergastolo, no? Andiamo. Sì, no, Sicura? No. Dani? Sì, sì. Andrebbe richiesto, ma sti cazzi, vai. Vado. Ergastolo. Ho capito, Oscar, però... Signore e signore, tutti in piedi in aula. Non metti avanti che sennò non posso andare adesso. Per Foster... Elizabeth Forrest Grant... Non sa di tutto. Aiuto, te la sono bloccata. Prego, accomodatevi pure. E lo spero, guarda. Di che sarà una decisione molto difficile e molto accurata. Esatto. Dopo una difficile... E accurata decisione. L'avvocato. Sì, ma l'avvocato non deve commentare perché muoio. Cosa? Avvocato, gentilmente, non commenti. Vostro onore, richiedo un ammonimento all'avvocato. Ammonimento negato. Poi. Come negato? Dicevo, scusate. Oscar Sacchi, non urli. Dopo un'attenta discussione... tra i membri della corte si dichiara il soggetto Yagami colpevole dei reati elencati dalla procura e si condanna al sequestro di tutti i beni e alla pena detentiva dell'ergastolo. L'udienza è sciolta. Perfetto. Grazie mille, vostro onore. Giustizia ci è stata credo fatta. Dio. Ottimo. Avvocato, avvocato, chiedo solo un favore. Avvocato, chiedo solo un favore. Non commenti ad alta voce perché non riusciamo a parlare noi. Posso parlarvi in privato, per favore? Andiamo in ufficio. Andiamo in ufficio. Grazie. Avvocato, andiamo in ufficio. Buona permanenza in carcere. Ci vediamo a breve. È un coglione. È da celebrare con... Allora, signore, scusate. Allora, io penso di essere uno dei più bravi avvocati che ci sono in città, perché a livello di processo eccetera, cioè, ho sempre evitato tutto qua. Però io quando vedo certi soggetti, io mi ci metto di tutta l'anima del cuore. Ma se quello va al banco degli imputati e si autosuicida, io non posso fare miracoli.
Quindi scusate se a volte mi esce un pochino di... No, ma lei avvocato non deve rispondere, non deve commentare, perché sennò per noi giudici diventa difficile poi parlare. Lo so, ma io... perché perché perdiamo la serietà. Ho capito, ma io sono fatto così, io devo commentare. Cioè, quando non riesco a tenermi un ciccio in bocca, non so se... Ringrazi il giudice Clark Foster, che l'ha graziata. E che Dio benedica se gli dirà. Tu urli, graziata. Da poco te urli, voi stavate in tre a fare domande. Vabbè, andiamo, dai, che tardi, andiamo. Finiti, io c'è ancora? Ma li facciamo qua, non c'è nessuno. Avvocato, gentilmente, ne parla dopo con i giudici. No, perché dopo devo chiedere una roba ultraterrena, se possibile. Sì, ciao. Mi dispiace, ma siamo qui le auto che cadono dal cielo, cos'è? Extraterrene, qua proprio. Avvocato Giraldi può chiedere, non ti preoccupare. Penso proprio di sì. Però mi serve un attimo una cosa da sapere più tardi. Ora aspetto fuori, dai, aspetto fuori. No, però una cosa veloce. Che poi mi sono dimenticato. No, dopo. Oh, mi sono dimenticato che sto facendo il milanese. Figa, scusate, torno dopo. A dopo. Vabbè, io mi devo subito i miei dalle palle. Raga, con tutto il bene. Il 190 archiviazione accusa, non hanno messo le prove. Vai. Veramente male. E il 191 Theo Miller, fedina penale infinita di mancati alt, un mandato di cattura per evasione e evasione fiscale. Eccoci, scusate. Primo quanto chiedi che non hai messo vuoto? 100k perché c'è l'evasione, evasione, non evasione fiscale. Cioè ci sono ma tutti il primo processo? Theo Miller. È il primo processo, è il primo. Il primo processo è archiviazione accusa. No, ti avevo chiesto se è il suo primo processo. A Theo Miller. Sì, sì, almeno mi pare di... Aspetta, sì, controllo. Sì, sì, è il primo processo, vuoto. Controllato. Perché mi ha mandato di cattura? Sì, è il primo, perché è evaso, dallo sceriffato. Io va bene quello che ha detto, che ha chiesto lui. 110 anni. Sì, va bene. Ogni migliore diverso. Poi abbiamo io Mileno Upesc, il secondo processo 184 Upesc, comunque il raggiungimento di quella di classe A, richiediamo $130,000 e 19 anni di pena detentiva. Va bene. Poi qui c'è Dalcova, ma faccio prima i miei così facciamo prima. 188 Valerie o come cazzo si dice Langford, favoreggiamento, richiediamo 210.000 e 23 anni. No, archiviazione accusa, mi dispiace. No, archiviazione accusa qui. Come archiviazione accusa, mi dispiace. Ma favoreggiamento in che senso? Allora, nella clip si vede lei che i poliziotti gli chiedono: ma mi dici tu con chi abiti, che pensi comunque sì, sia qualcosa sopra? Cioè, e quindi non è tenuto a rispondere. Ma non è obbligato a rispondere. Non è obbligata a rispondere. Però, ragazzi, non risponde, non che prende per il culo. Allora, un conto è una persona che viene arrestata, ok? Sì, aspetta, un conto di una persona viene arrestata e non vuole collaborare durante l'interrogatorio e non parla. Un'altra invece è quando una persona fa favoreggiamento, ok? Cioè quando favorisce qualcun altro a far reato. Cioè quello tipo favoreggiamento, non mi ricordo, tipo quando uno gli passa la pistola ad uno per sparare. Cioè questo è favoreggiamento. Questo non è favoreggiamento. Si ha detto non voglio dire le cose a voi, basta. Cioè lui aveva commesso reati, come mai era in centrale? Ovviamente non abbiamo un resoconto di niente, quindi allora scusa, che cazzo di processo archivi accusa a seguito di un blitz approvato e fatto da un ispettore governativo senza passare dalla procura, per cui non ne so il motivo. Ma a posto, andiamo avanti. No, niente, è un provvedimento un po' particolare che non è che provvedimento? No, una multa che qua secondo me è da archiviare, perché non abbiamo maggiori informazioni su come mai la persona era nella cella, come mai la persona ha risposto. Okay. Non c'è un rapporto, la clip è corta e basta. È sul processo quello, Valerio. 188. Archivia. Poi Bonzo, abbiamo l'ultimo tuo. Poi 172, Nofino Babacar, fratello gemello di Eren Yagami. Però la fidanzata sua non ama, o perlomeno non sappiamo se ama sparare agli agenti.
Mm-hmm. Ucciderli perlomeno. Perciò richiediamo 190.000 e 25 anni. Però essendo che non si è presentato, la sua testimonianza non la sappiamo, perciò un ergastolo non farebbe male. Facciamo 150.000 e 20 anni. Magari è un hobby, non so. 150 e 20 anni? Mm-hmm. Ok, d'accordo, tutto tu. Allora, Alessandro Sciacchini, che c'ha un quarto di milione di multe. Vabbè, va bene, chiediamo che... 30.000 di... Ah, fai 25 così arriva a 100.000 di multa. Quindi 10.000... Fai 25 anni, così arriva... Sì, sì. Fai 25.000 dollari di multa così arriva a 100.000 con... E 29 data. Anni, 29 anni. 29 anni, esatto. Poi c'è Tony Rolas, 5 di classe A. Qualcuno di voi in radio dei Marshall? No. No. Perché? 100.000 potete avvisarmi appena arrivano in carcere. Perché? Ah, sì. Aspetta, mi stanno chiamando, mi sa loro. Pronto? Poi ho solo 5 dati di classe A. Sì, già state in carcere. 100.000 15 anni, va bene? Sì. Ok, arriva il giudice. Arriva no, 125. Ok, ok. 125, 19 anni. La stanno mettendo ora in cella. Stanno già libero. Puoi andare. Poi torna. Poi c'è Manu Garcia che è stato ritrovato con PDV durante una rapina. C'è 5 rati di classe A. C'è 5 rati di classe A. Mm-hmm. Sono 200.000 di sanzioni e 25 anni. Ok. Posto finito, ciao belli. Posso? Ciao. Vabbè, andiamo dopo domani. Matteo, resta qui. Ah, aspetta, giudici, domani ci siete per la direttissima di Ziblito? Io domani sera c'ho un processo di Sideland. No, no, Oscar, fermo, Oscar. Oscar, numero mi batte, devo parlargli. E domani sera... Tu Bruno puoi farlo, puoi avvisare Bruno a farlo? Raga, se dovessi fare io il Ziblito, gli dovrei dare l'ergastolo, io non posso fare l'ergastolo. Appunto, l'ergastolo. Lo farò, vediamo se ci sta quell'altra. Se no, a 18 faccio un kiwi. Stacco un attimo. Vabbè ragazzi, io stacco la live perché c'è borghesia comunque, io stacco la live ragazzi. Vi ringrazio per essere qui con me. Vi ricordo che mi trovate tutte le volte quando ci sono i processi, vi voglio fare punto scrivativo comandi, vedere i comandi, punto scrivativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube. E niente ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima live.